Radio Maronno, la radio di Padre Maronno. In quel tempo Padre Maronno si recava in visita spirituale presso la residenza per anziani Pio Albergo Flavio Briatore, della quale era non solo fondatore, ma anche direttore responsabile. Allora Geronimo, come procedono le cose? Bene, padre mio. Hai parlato col signor Bignotti? Quello malato di Alzheimer. Sì, lui. Ma mentire non è peccato. Sì, vabbè, adesso stiamo a pensare ancora a questi particolari. No, intendevo dire che voi mi avete obbligato a convincere il signor Brignotti che siete suo figlio. Allora, e affin di bene, il signor Brignotti non ha famiglia, non lo sai? Per lui sarà un grande conforto negli ultimi giorni della sua vita sapere di avere un figlio che si prende cura di lui. Ed è del tutto secondario che poi gli intessi i suoi 3 appartamenti, la casa al mare, i terreni. Padre mio, voi ci avete proprio la santità incorporata. Certo che ce l'ho, Maronna, incorporata bene da dietro. E ora vado un attimo a rilassarmi nel mio studio, ciao. Ma avete anche uno studio? Ma vuoi scherzare, Girolamo? Ma quale studio è studio? Era un modo elegante per dire che vado a cacare. Padre. Maronna, che succede qui? Buongiorno padre, sono Marcelletti dell'ASL. Dobbiamo fare un'ispezione alla casa di riposo. Lei è il direttore? Io? Sì, io sì, sono il direttore. Ma per la precisione, il delegato responsabile che eventualmente andrebbe in galera è il qui presente Pastorello Girolamo, questo qua. Vabbè, vabbè, quello poi lo vedremo. Allora, spiegatemi un pochettino bene, che tipo di attività svolgete qua? Ma noi ospitiamo anziani troppo deboli e malati per poter vivere da soli o disturbare i figli durante le festività natalizie, perché come disse il nostro signore Salvatore, Salvatore Gesù, dicevo ispettore, come disse quello il nostro, quello lì, lasciate che i vecchi vengano a me, con la pensione di accompagnamento possibilmente. Guarda padre, le parole di fede di un uomo come lei mi commuovono sempre. Sì, quindi? Quindi se c'è qualche irregolarità che facciamo? Mettiamo in galera qua il pecoraio, no? Certo. Poverino. Ed ecco il sommo padre guidare con grande fatica l'ispettore dell'ASL lungo il cammino della fede e della visita alla casa di riposo. E questa è la cucina dove prepariamo i nostri piatti deliziosi, tutta roba di prima scelta, E anche le carne, ad esempio, la prendiamo dai migliori allevamenti di Chernobyl. Allora padre, che dire, a parte che tenete i vecchi in 8 in una stanza con a disposizione un solo bidet è pure rotto, mi pare che per il resto grossi problemi non ce ne siano, insomma. Darei un'ultima occhiatina in giro, poi vi lascio il vostro duro lavoro, Dunque, vediamo qui, apriamo un attimo il frigo. Aspetti! Ma questo frigo è pieno di bottiglie di champagne, padre. E vodka pure. Sì, ma posso spiegare tutto, ispettore. O al limite scomunicarla se non accetta la mia spiegazione. Padre, ma tenete questi alcolici in una residenza per anziani. Deve sapere che purtroppo in questi posti è molto difficile tenere gli ospiti lontani dalle tentazioni. Queste bottiglie le ha sicuramente nascoste qualcuno di quegli anziani malfermi. Cioè, padre, lei mi sta dicendo che alcuni ospiti di questa casa di riposo vivono. Certo, questo è un luogo in cui è molto difficile estirpare il peccato. Non lo sa come dice il proverbio? No, come dice? L'ospizio è il padre dei vizi. Ma no, non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero.